Parnell, spalla a canestro, non riesce a ottenere vantaggio con Bostic, poi sbaglia la conclusione in contropiede, Willis. Harrison penetra e scarica dall'angolo, Thompson con la tripla. Facile di mettere giù il pallone e di lasciare sul posto il diretto avversario, invece decide di tirargli in faccia, così come fa Parnell, benissimo su questo ribaltamento, perché tira da 3, da 2, la mette giù e Willis è già dall'altra parte, mamma che schiaccia. Ora Hep raddoppiato, la finta da parte di Kruslin che poi l'assist lo regala e Gentile ringrazia. Nessuno degli esterni mette pressione, passaggi prevedibili come questo, Parnell sta benissimo sulla linea di passaggio, va in contropiede e schiaccia, il sorpasso, primo sorpasso della Dinamo. Avrebbe fatto meglio a passarla sul contropiede, stoppato Perkins dallo stesso Parnell che recupera, si lancia in coast to coast, lo scarico per la tripla di Spissu, beh, si è fatto perdonare abbondantemente. Altro errore da parte di Bell. Palla quasi buttata via, ma Spissu la recupera, prende il rimorchio di Milan che inchioda due mani e costringe Vitucci al time out. Transizione per Harrison. Udom con la tripla che vale il nuovo vantaggio Epicasa. Thompson da Bengius, spalla canestro contro Thompson, poi il taglio sulla linea di fondo di Bilan. Harrison sbilancia Kruslin e poi gli infila la tripla. Mamma mia che uscita da parte di Bostic. Trova altri due punti, che significa più 5 a Picasa. Bengius è arrivato anche lui. Happy in anticipo, recupera contropiede per Sassari. Gran palla di Gentile per la schiacciata di Hep. Gran passaggio di Mattia Udom per Perkins. C'è un tiro comodo e ne prende uno complicatissimo. Giocata di Gentile che poi lancia Bengius. Niente da fare, ma c'è Hep a correggere. Timeout Vitucci. Blocco di Willis. Palla persa ancora una volta, stavolta è Parnell che può andare sopra il ferro a due mani. Per l'Epicasa il tempo stringe, questo canestro e questa giocata da parte di Thompson, meraviglioso. Però Bostic non controlla il pallone, Kruslin ne approfitta, si alza da tre, altra tripla del croato. 97-90 il punteggio finale. Sassari ha segnato 32 punti nel quarto conclusivo, Brindisi ne aveva segnati 28 nel primo.